questo lunedì. Questo lunedì sono anch'io, ancora io in conduzione con Max Cocchi qua che fa la valletta, io faccio la valletta di Max Cocchi. No, beh, è meglio che resti seduto e non mi limiti a rimanere così, perché altre cose è meglio che non le faccia. Esattamente, collegati come sempre con il nomade Jack Bonora che gira un po' il mondo. Non so se siamo già collegati con lui, chiedo alla regia. Eccolo nella bellezza dei 16 noni, Jack Bonora. Dici dove sei oggi, Jack, perché ormai è una telenovela. Sono a Malta, il day 3 di questo meraviglioso torneo che è il Battle of Malta, pensato un montepremi da 2 milioni e mezzo, un torneo sensazionale, e il primo vincerà 300.000 euro. Vedete anche nello sfondo però che abbiamo due facce, sì, uno sì, che sta facendo le pulizie dietro e al piano di sopra si gioca per 300.000 euro. Questa è la vita fondamentalmente. La tenda copre parzialmente lo sfondo, non vogliamo sapere cosa c'è dietro la tenda. Sai, sembra quei film di Peter Sellers. Banalmente potrei dirvi che c'è uno che scopa da quello che avete visto, ma non pensate male. Come sempre, come sempre. Beh, si vedeva. Ascolta, Jack, intanto due parole sulla Virtus e su Milano, magari ne parleremo più approfonditamente anche con l'ospite che avremo subito dopo la pubblicità. Sono molto veloce. La vittoria della Virtus intanto è importante perché la Virtus è prima in classifica e non si può non mettere in evidenza questo aspetto che è determinante, perché insomma noi ci lamentiamo delle fatiche europee, che sono fatiche europee anche di Milano per la cronaca, ma per quanto ci concerne la Virtus è prima in campionato e direi che la società ha al momento allestito una formazione che riesce a essere prima in campionato, che per me farà la finale scudetto, poi vedremo come andrà con Milano. Quindi io a questa società lo ribadisco, dico sempre grazie. Nel dire grazie però non possono evidenziare le cose che vanno meno bene, intanto che la Virtus ieri ha fatto fatica ed è stata anche sotto a meno 10, però conta poi quello che fai alla fine. Ha preso 97 punti e quello non è l'ideale, ma la sostanza è una, che noi la stagione della Virtus la valutiamo per l'Eurolega e la valutiamo per un aspetto fondamentale: chi vince lo scudetto. Arrivare in finale scudetto con questo organico deve succedere praticamente per default. Vincerlo non è affatto detto ed è un altro discorso, tanto che è 3 anni che lo vincono gli altri. Ma la valutazione che noi dobbiamo dare sulla Virtus e sull'Olimpia è legata all'Eurolega e al momento è deficitaria per entrambe. Quindi ho già accorpato Virtus e Milano, aggiungendo che Milano ha fatto una figuraccia imbarazzante in quel di Trento. Ma voi sapete che mi occupo di pronostici, lavoro con svariati gruppi, svariate agenzie, e io ho detto subito: giocate Trento vincente, perché Trento è in forma e Milano in questo momento è impresentabile. Tra parentesi, quota Madrid vincente a Milano a 1,50 da prendere immediatamente. Tu cosa mi dici, Max, di questo? Beh, innanzitutto sì, sostanzialmente quello che ha detto Jack è da sottoscrivere in pieno. Io aggiungo che oramai quando parliamo di Virtus bisogna farlo con un doppio standard, quello nazionale e quello Eurolega, e sono due standard che sono completamente differenti. E dobbiamo valutare per quello che riguarda il piano nazionale, dove la Virtus sta facendo pienamente il suo dovere ed è sostanzialmente è il piano che deve curare la Virtus, perché è quello dove può raggiungere qualche cosa. Sul piano dell'Eurolega i risultati francamente parlano da soli, sono imbarazzanti. La Virtus ha perso contro in casa di una squadra e ha perso, mi sento di dire, in maniera più che meritata, contro una squadra che dopo 2 giorni ne ha presi 30 rotti in casa di Trento. Quindi onestamente ti posso dire che il rendimento in Eurolega è, dico deficitario perché voglio essere gentile e rispettoso verso la squadra, ma sarebbe da dire ben peggio. Però c'è un doppio standard, la Virtus in Eurolega ci sono, allora, possibilità secondo me zero che possa arrivare tra le prime 8, e c'è in una scala da 0 a 100 c'è possibilità 10 che possa arrivare fra le prime, possa arrivare nono decima, e gliene sto dando 8 di più di quelle che dovrei dare. Quindi per me
quello che arriva in Europa da parte della Virtus è tutto un di più, ma non voglio dire non voglio parlare di gite enogastronomiche, ma voglio dire l'Europa della Virtus conta relativamente poco. Cioè dove dobbiamo giudicare la Virtus, dove si fa giudizio, secondo me, è su quello che farà il capo in Italia, perché questa è una squadra che può fare qualcosa soltanto in Italia. C'è già un messaggio, anzi articolato anche con un post-scriptum. Comunque mi dice: se la dirigenza virtussina con questo roster credeva di lottare fino alla fine per i playoff di Eurolega, i casi sono due: o che è clamorosamente incompetente o che ha il naso 10 volte più lungo di Pinocchio. Quali delle due opzioni? Poi post-scriptum: Jack, lavori sempre troppo. E domanda: c'era già Messina in panchina a Trento? Sì, c'era già Messina. Sì, c'era già Messina. Io credo che quando ne prendi 35, francamente, o 34 che fossero, vado a memoria, francamente in panchina ci può essere chi vuoi, li prendi lo stesso. Primo elemento da mettere in evidenza. Io non credo né che la dirigenza Virtus sia bugiarda né che sia incompetente. Credo che si sia forse un po' illusa. Io ho sempre detto che per me la Virtus valeva il 13° posto, però attenzione, una Virtus da 13° posto è una Virtus che ha un Cliburn a dei livelli da 6,5, non dico da 8, dico da 6,5. E magari però non poteva aspettarsi che Zidic durante l'estate diventasse la giuona, vorrei che ci capissimo molto bene. T'aveva deluso per buona parte della stagione passata e buona parte proprio perché era arrivato a metà stagione, se no avrebbe deluso tutta. E non è che in automatico tu dici: ma noi abbiamo Zidic, non ti era già piaciuto, e tu adesso ce l'hai in campo ed è un giocatore che ti continua a deludere. Poi sarà stato pagato troppo, discutiamo, ma non potevi aspettarti più di quello che lui a lato pratico ti ha dato. Il problema è che Cliburn in questa squadra avevi bisogno di un Cliburn che rendesse sempre da 6,5, 7, e invece ti ha reso da 5. Ok, questa squadra col miglior Cliburn può essere una squadra da 13° posto, secondo me ha delle lacune, e poi avevi bisogno, altra cosa che ho evidenziato, di Bellinelli e Hackett su dei livelli simili a quelli della stagione passata, non dico dei primi tre mesi, ma almeno degli altri quattro. Se mi prendi l'Hackett dei playoff o anche un Bellinelli che nei playoff è stato un po' meno incisivo, giratela come volete, questa è una squadra che perde dei suoi riferimenti, perché Hackett nei primi tre mesi era stato uno dei primi tre migliori playmaker d'Europa. Bellinelli a 38 anni ha inciso come mai ho visto incidere quasi in Europa dei giocatori a quell'età, e fino a prova contraria questa era una squadra che aveva preso un Cliburn a 1,5 milioni, che si era riduce dall'infortunio all'Efes, ma quando poi era rientrato aveva fatto benissimo. Questi tre giocatori, o per età, o per condizione fisica, o per atteggiamento, non vanno, giratela come volete. Allora, due battute, abbiamo in conferenza stampa un attimo Cagnardi che dà due parole, dice, su Menalo, l'inserito, il nuovo inserito, visto che Cousin deve operarsi. Ce le ascoltiamo un attimo prima della pubblicità, poi facciamo due battute e andiamo in pubblicità. Vediamo un attimo. All around, mi spiego meglio. Posso convenire con te quando dici che è un 4,5, però ad esempio contro il sottoscritto lo scorso anno ha marcato anche il playmaker, cioè usando il suo corpo, il suo wingspan, cioè le sue leve, la sua mobilità nonostante l'altezza, quindi è un giocatore poliedrico che ci potrà aiutare. Non è un 3 puro, ma può giocare da 3 all'evenienza perché ha questa capacità difensiva e un tiro da 3 affidabile. È più centrato nel 4, può giocare come 5 atipico, mi viene in mente, non so, il mio Baldi Rossi dello scorso anno, c'è un tiratore, un 5 che poppa e può tirare, aprire le difese contro dei 5 che stanno un po' dentro ad aspettarti difensivamente, quindi è un giocatore che ci può aiutare, ma soprattutto è un giocatore anche che ha centimetri. I centimetri nel mercato di oggi non si comprano neanche se li vuoi pagare d'oro, non ci sono. Mercato dei lunghi in Italia non esiste, partendo dall'Eurolega all'alta Serie A, alla bassa Serie A, in A1 quest'estate si contendevano giocatori di A2 nel ruolo perché non ci sono, e quindi abbiamo avuto la grande fortuna di avere questa occasione, e abbiamo avuto il grande merito, la società,
Alibegovic che è qui davanti a me, Basciano, hanno avuto la grande capacità di non farsi sfuggire questo che era un giocatore molto appetito e richiesto da tante altre squadre di A2. Quindi sono riusciti a proporre un progetto al ragazzo e a convincerlo a scegliere la Fortitudo. Siamo molto contenti di averlo, chiaro che per me è un vantaggio avere un giocatore in più in una squadra che senza Cusin oggi aveva un solo giocatore sopra i due metri, e quindi non vedo l'ora di averlo con noi e di poter cominciare a inserirlo nella squadra. Grazie. Prego. Fabio. Ciao, buonasera. Ciao, Gianni, buonasera. Mi dici, hai ascoltato, avevi l'audio? Sì, assolutamente sì. Beh, io Leo Vennaro lo conosco bene, un ragazzo molto simpatico, molto gioviale, un ottimo giocatore. Ne parlavo ai suoi tempi con Jason Filippi, scout NBA per lungo tempo e attentissimo al mercato. Mi ha detto una vera promessa era, poi evidentemente è una promessa che non è sbocciata, però insomma andare a fare il secondo lungo in Lega 2, lasciatemi dire che non è per forza un lusso, ma è un ottimo acquisto. Ecco, questo vogliamo dire, perché ricordiamoci sempre che c'è una dirigente seria in casa Fortitudo che investe del denaro e che fino a prova contraria allestisce una squadra, a mio parere, assolutamente competitiva, e competitiva nell'ottica anche di essere promossa in Serie 1, perché ha un problema così, prendi uno come Leo Menalo, questo non è un acquisto banale. A mio parere è un giocatore che in Lega 2 gli fa molto bene, perché ha bisogno di giocare. Secondo me è un giocatore che ha dei punti e dei ribalti nelle mani. Bene, allora andiamo adesso in pubblicità, rientreremo fra pochi minuti con Mario Boni, udite udite, Mario Boni che fu anche giocatore Virtus, è un giocatore che forse ha fatto uno dei maggiori, dei più forti marcatori che ha visto la pallacanestro in Italia. Pubblicità. Cerca di un allenamento efficace e veloce per tonificare i muscoli, dimagrire e curare il mal di schiena. Prova gratis l'allenamento StoreFit. Solo 20 minuti una volta alla settimana per risultati rapidi e duraturi. Incluso nella prova gratuita, anche lo studio della composizione corporea mediante bilancia medica e la consulenza con il medical trainer laureato in scienze motorie. Chiamaci subito al numero verde gratuito 820 20 44 per prenotare la tua prova gratuita e scoprire come l'allenamento StoreFit può aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi. Per la cura dei tuoi capelli, affidati a Massimo Riccardi Parrucchieri, un vero mago della chioma, maestro non solo nell'acconciarla, ma anche nel migliorarla con i trattamenti più all'avanguardia. Massimo Riccardi Parrucchieri a Bologna, in via Urbana 12/A. Discovery, studio investigativo a Bologna. Investigazioni in ambito privato e aziendale. Indagini commerciali, sicurezza. Discovery, studio investigativo. Provare per credere, provare per scoprire. Try to believe, try to discover. Dixtreet 611, eventi, serate musicali e feste. Dixtreet 611, il distretto della musica, marchio storico di Bologna, portavoce della House Music. La miglior location, i party più esclusivi.
Ben rientrati, quindi riprendiamo il collegamento con Jack Bonora e con il grande Mario Boni. Ci sei, Mario? Ciao. Eccoci, eccoci. Jack, ciao, Mario, abbiamo ancora il collegamento anche con Jack? Sono qua. Perfetto, perfetto. Allora, come vedi, abbiamo Mario Boni. Io me lo ricordo quando venne a giocare in Virtus, perché allora io facevo per Rai Sport le cronache, appunto, con quando c'era anche Marco Bonamico che faceva la 1, io facevo la 2, in quell'anno in cui tutto era in discussione, tutto, c'era questa grande scommessa, arrivò Mario Boni e con Consolini vide la promozione in A1 della Virtus. Poi come fu quell'anno, Mario? Beh, io cominciai la stagione a dire addio a Iesi. Ah, esatto, ti ricordo. Sì, sì. Sì, sì, io ho cominciato la stagione a Iesi venendo via da Teramo, dove per me fu un dispiacere, perché Teramo, se ti ricordi, conquistammo la 1, un campionato di Lega 2 molto complicato, dove solo una squadra veniva promossa dopo fase orologio, dopo i playoff. Poi facemmo un anno di A1 molto positivo e poi la società, seguendo quello che difficilmente io vengo confermato più di 2 anni, perché rompo talmente i coglioni e quindi mi cacciavano via, e ho dovuto cambiare. Sono andato a Iesi e la stagione così così, insomma, non era così positiva. Io poi mi feci male e in quell'anno lì avevo alcune opportunità, però poi chiaramente scelsi la Virtus. E ti racconto un episodio: dopo la partita che si vinse a Montegranaro, come chiaramente ricorderete, anche se sono passati 20 anni, appena finita la partita mi chiamò Ettore Messina, che fu il mio sponsor presso Consolini, perché la mia cattiva fama spesso mi precedeva, però gli disse: vuoi vincere il campionato, devi prendere Mario Boni. E quindi mi ricordo che appena uscito dallo spogliatoio mi chiamò Ettore per farmi complimenti. Grandissima questa. Faccio solo un'altra domanda, Jack, e poi dopo è tutto tuo, Mario Boni. E come fu che dopo con Markowski invece non sei rimasto in Virtus, un giocatore così? Perché ha fatto l'errore di considerarmi vecchio, 41 anni, invece ero proprio ancora un giovincello, capito? E quindi c'era questo, purtroppo, questo viziaccio che quando un giocatore supera i 35, 40 anni è vecchio. A parte gli scherzi, dopo non venni confermato e scelsi di ritornare a Montecatini e dopo ho continuato in B. Perché ti ricordo anche questo aneddoto: dovete sapere che io scelsi dopo l'anno di Montecatini di Lega 2, dove si perse il playoff con Caserta, avevo la possibilità di tornare in A1, però siccome io come media punti in Serie A tra i professionisti sono numero primo, ecco, 20 punti di media, avevo paura che andando a Livorno in A1, con la scusa se è la chioccia, queste pugnette qui che vengono dette, io ho detto: io non sono la chioccia di nessuno, io devo giocare sempre, cioè non è che entro dalla panchina. E allora scelsi di andare tra i dilettanti in Serie B ad Assigeco, quella che adesso è l'Assigeco a Codogno, a casa mia, e quindi ho abbandonato prematuramente a 43 anni la Serie A, capito? Vai, Jack. Allora, guarda, dopo gli faccio parlare di Bellinelli, perché visto che lui lamenta il fatto che i vecchi vengono trattati male, Bellinelli a marzo ne fa 39 e gli devo chiedere un parere. Messina ti ha sponsorizzato con Consolini, ma ti avrebbe mai preso in una sua squadra, secondo te? Ma probabilmente no, come tu ben ricordi, io nel 93 in nazionale, e parlavo prima, io credo di essere stato veramente forte, un grandissimo attaccante. Qualcuno dice che non difendevo, io invece dico difendevo quando contava, cioè a fine partita, non contava difendere il primo quarto, eccetera. Però ero veramente forte, lì non mi convocò per il mio modo di essere, io sono sempre stato fedele a me stesso, no? Quando prendevi Mario Boni prendevi una filosofia di gioco. È ovvio che una squadra grande o quella che è, non era difficile cedere, accettare certe cose, e Messina non mi convocò per quegli europei di Germania. Però la cosa che mi fa piacere è che, a distanza di anni, ha ricordato che il suo più grande errore è stato quello di non avermi convocato per quella nazionale. Grande. Io mi ricordo allora della Montecatini dell'87, perché uscivo con una ragazza di Montecatini conosciuta in montagna, appassionata di basket, figurati, abbiamo trovato subito da socializzare. E poi c'era Nicolai, che era un ragazzino del 68,
e dissi: guardate che questa coppia qui è una coppia da nazionale tutta la vita, e tu venivi sempre considerato un underside. A canestro in C non li fai in B, lo fai in B non lo fai le due, e tu continuavi a fare 30 tutte le volte. Ma vedo che sei preparatissimo. Io sono un underdog nato. Cioè, io ti racconto, cioè, facciamo i tornei. Io nasco a Codogno, no? Codogno, ho conosciuta splendida cittadina, la Plassina Lodigiana, dove c'è la fiera del bestiame, però è uno snodo importante per la logistica nordista di Milano. Ma detto questo, io facevo i tornei giovanili, no? Under 16, 17, 18 contro Cantù, Varese, Milano. Io facevo 40 punti sempre. Ci fosse stata una volta una squadra che mi avesse chiesto di prendermi, mai successo. C'era una volta, non so se ti ricordi, il 10 Oscuri, no? Mai convocato, no? Neanche adesso. Mai convocato neanche a Desi Oscuri, cioè ero veramente l'emblema dell'underdog, del sottovalutato. Tanto che è vero che anch'io pensavo di non valere, perché vado a giocare in C2 a Piacenza, poi mi prende Vigevano in Serie A, un miracolo. Io mi ricordo che piansi dalla felicità. Dopodiché, presi coscienza delle mie possibilità, però come tu hai detto, non puoi giocare in C, non puoi giocare in B, non puoi giocare in A, e poi insomma la storia è andata come è andata. Che giocatore, ma ascolta, poi dopo passo la palla a Max in studio, ma Belinelli. Allora, quando uno fa fatica a 25 anni dici è un po' in calo, quando uno fa fatica a 38 dici è finito. Dammi la verità, dai. Ma Belinelli ha ancora minimo 5 anni di carriera. È ovvio, se tu lo spremi, lo fai giocare, ma guarda, sto per dire una cosa, lo fai giocare sempre, no? Io, un giocatore deve giocare sempre, per cui io questo basket moderno dove si utilizzano troppi giocatori non mi convince tanto, anche perché capisco l'Eurolega è un campionato molto fisicamente molto promante, però Belinelli per il suo modo di giocare è troppo determinante, cioè la sua uscita dei blocchi, ma anche se non fa canestro, anche se non prende la palla, causa un movimento della difesa troppo determinante. Quindi io Belinelli lo salvo per scegliere. Lo salvo come un vaso cinese della dinastia dei Ming, capito? Che in casa ti domandi che ci fa quel quadro e poi dici: beh, quello è la dinastia dei Ming, quindi deve essere presente sempre. Quindi Belinelli è salvo a prescindere, perché è un giocatore determinante quando soprattutto la partita conta. Perfetto. Luigi, a te, Max. Vuoi andare, Max? No, Mario, secondo te la Virtus di oggi, che sicuramente avrai seguito, avrai visto sia in Eurolega che in campionato. Sai, lui è anche vicepresidente della GIBA, certamente. Cose, quindi sicuramente la segue. Innanzitutto ti chiedo appunto, è una squadra che come l'hai vista, cioè che cosa ne pensi? Se pensi che sia una squadra che debba più puntare a vincere in campo nazionale e debba da un certo punto di vista un po' tralasciare l'Europa per conservare l'energia appunto per il campionato italiano, per la Coppa Italia, che sono obiettivi raggiungibili. Scusa. Guarda, io credo che fondamentalmente non è che abbandoni una competizione. La Virtus deve giocare l'Eurolega, tutte le competizioni. Di fatto in Eurolega non è così competitiva per aspirare a giocare i playoff. Detto questo, nel campionato italiano è una delle due, tre, forse quattro squadre che puntano a scudetto e la vince la Coppa Italia. Bologna è indubbiamente forte. Poi io sento le polemiche: Zizic non va bene, Morgan non è all'altezza, Belinelli vecchio, deve andare via. Beh, insomma, sono giocatori in questo momento. Bologna è seconda in classifica nel campionato italiano. In Eurolega ha vinto una partita difficilissima contro il Partizan Belgrado, ha perso contro Milan, ma è una squadra altamente competitiva. Poi mi puoi dire Claiborne non è sicuramente il Claiborne che ricordiamo al Mosca o all'Efes, però sono tutti giocatori forti e deve accettare un po' quello che è il momento del basket italiano. Insomma, anche Milano, che ha un budget di 35 milioni, non è che stia facendo grandi cose in Eurolega, quindi punta a tutti gli obiettivi. Non credo che riuscirà a centrare i playoff in Eurolega, però può puntare sicuramente a vincere il campionato italiano. Ma e a vincere anche la Coppa Italia. Per quello che hai visto tu, che cosa manca alla Virtus per fare magari quel salto di qualità in Europa? Beh, io credo che un ritorno in condizione di Daniel Hackett sia determinante, perché va bene Paiola,
sicuramente super, Morgan può fare qualcosina, però Hackett è un giocatore a mio avviso troppo importante per l'economia di questa squadra. L'ho visto un po' troppo titubante nelle ultime partite, pochi tiri, poche iniziative prese, forse deve ritrovare quella condizione che magari gli sta mancando. Poi parlano tutti dei lunghi, però ecco, il sono giocatori validi, ecco, il livello dell'Eurolega è molto alto, ecco, quindi Banchi io creo grande fiducia, è un ottimo allenatore, bravissimo a mettere tutti in condizione, bisogna rendersi al fatto che non tutte possono andare in Europa e probabilmente in Eurolega non ce la fa. Allora, qui arrivano e piovono messaggi, un saluto al mitico Mario, idolo assoluto, Boni, chapeau, dice le cose chiare, quindi, cioè, qui io non... Hai tanti fans anche a Bologna, ma sapevi di averne tanti anche a Bologna? Ma io di solito ho tanti insulti, perché ti ricordi quando giocavo nei vari campi ero più insultato in assoluto, quindi mi fa piacere, anche perché tu sei gentile e leggi solo quelli buoni, quelli cattivi non li leggi, quindi ti ringrazio della gentilezza che mi fai. È inutile dire, quando si inizia, no? La stagione, tutti dicono veniamo a vincere il campionato, l'Eurolega, vinceremo qui, poi gli scontri con il dato di fatto. Cosa dovrebbe dire il Panathinaikos se non dovesse rivincere l'Eurolega quando ha un budget clamoroso, così come l'Olympiacos? Io ho avuto modo di parlare con Barzocca, senatore dell'Olympiacos, che ha fatto un amichevole a Trapani contro la squadra di Trapani, e mi diceva che insomma hanno preso il giocatore francese che è uscito dall'NBA, e adesso mi sfugge Fournier, il nome, Fournier. Anche lui diceva sta avendo grandi difficoltà, no? Perché a volte ci facciamo un po' ammagliare dai nomi che escono dall'NBA eccetera, quando arrivano poi in Europa si trovano in grandi difficoltà, quindi trovare la quadra, lascia stare Bezenkov che aveva già dimostrato di essere a livello, cioè trovare la quadra in una squadra, perdonatemi il gioco, non è così semplice. La Virtus è un'ottima squadra, però è una squadra che può puntare a vincere il campionato italiano. E a questa Milano cosa manca, Mario? Guarda, questo è un punto interrogativo difficile, perché io ho visto ieri qualche... La faccia dei giocatori sono una faccia da cadavere, pure la squadra è buona, perché io vedo i giocatori da Flaccadori, da Ricci, da Tonut, da Bortolani, cioè, perché detto così sembra a me, ma quelli sono italiani, non giocano mai, ma sono giocatori, il top dei giocatori italiani, sono giocatori molto forti, e non capisco il motivo, cioè io vedo un Mirotic da 4 punti. Cioè, dovessi dirti, io ogni volta che mi chiedono all'inizio stagione che vince lo scudetto dico Milano, e sicuramente Milano è il playoff Final Four di Coppa Italia, perché scusami, di Eurolega, perché tolte le due di Ateniesi, di Perros e Panathinaikos, si può essere Real Madrid, ma il resto Milano in base al budget è sempre lì. Ecco, se tu mi dici come mai una squadra come Milano va a Trento e perde di 24 punti, di 34 punti, è un grosso punto interrogativo. A volte nelle squadre succede qualcosa di inspiegabile, dove i giocatori si creano automaticamente degli alibi senza che ci sia un qualcosa di predefinito, e quando le cose non vanno il giocatore tende a avere tanto, è così, io penso che questo sia il caso al di là dei tanti infortuni, però è molto più deludente Milano di della Virtus, ecco, voglio dire. Ti chiedo una cosa flash. In questo momento per la Virtus è meglio Diouf o meglio Zizic? Diouf, senza di dubbio. Diouf è più, perché Zizic è molto più alto. Cioè Zizic, se vuoi vedere, lo vedo un giocatore alla Tibor Pleiss, un giocatore più da Eurolega, d'altissimo livello, perché in quei 7-8 minuti può essere determinante per marcare un altro lungo o per cose molto specifiche. Diouf ha piedi più veloci e più adatto a un campionato europeo, a un campionato italiano, a questi campionati. È più mobile, ecco, più reattivo. In questo momento vedo meglio Diouf. Jack? Molto semplice, i due giocatori più pagati, o comunque tra i più pagati, che sono Zizic e Clyburn, non stanno rendendo. Quanto è colpa loro, quanto è colpa dell'allenatore? Beh, io credo che sia colpa loro, perché se anche c'è qualcosa che non va, la professionalità deve essere al di là di tutto. Ma io distinguerei tra Clyburn e Diouf. Diouf è un lungo
e che quindi come lungo Zizic è un lungo e quindi è un lungo e quindi gioca di conseguenza a quello che creano gli altri, cioè in base a come lo viene coinvolto un insieme di situazioni. Il piccolo è più facile mettersi in partita, quindi darei più responsabilità a Claiborne nel non riuscire a essere determinante come abbiamo visto col Partizan. Diouf è di conseguenza, no scusami Diouf, mi sbaglio sempre, Zizic è una conseguenza perché è un lungo molto alto con le leve molto lunghe, quindi sono quei giocatori che hanno bisogno di essere in un contesto particolare. Chi ha il dovere di essere determinante è sicuramente Claiborne. A proposito, avresti preferito essere allenato da Banchi o da Messina? Devo essere sincero, da Luca Banchi, anche perché mi lega amicizia con Luca Banchi, quindi devo essere sincero, da Luca Banchi. E a livello tecnico perché da Luca? Ma sai, io a livello non mi ha mai allenato, però ripeto, quando a livello così di amicizia, di empatia, no? Non ho mai frequentato abbastanza Ettore Messina, che sicuramente a cena piacerebbe fare due chiacchiere. Luca Banchi è un toscano grossetano che ha avuto modo di parlarci con la battuta sempre pronta e quindi anche divertente. Poi quando uno se avesse, ecco perché Messina non mi prendeva, perché sapeva come giocavo, quindi era difficile giocare insieme. Ok, prego. Guarda, abbiamo qua un messaggio di Andrea che dice: pensando ai casi controversi di doping degli ultimi anni, vorrei un'opinione di Boni considerando anche la sua disavventura a riguardo. Beh, quella su a te, Mario, è successa una cosa molto simile a quella che sta succedendo a Sinner. Bravo, sto proprio a dire. Cioè, allora, bisogna metterci d'accordo. Cioè, il doping con il Crosteball è come se uno volesse fare la corsa di Formula 1 con la 500 degli anni 60, cioè non ha proprio senso. Il fatto è stata una chiara disattenzione. Nel mio caso è una cosa simile, c'era un'infezione, oltretutto la mia più sfiga ancora, perché ho avuto un'infezione a lunga del piede e quindi il famoso trofeo d'Ermini, quello a cui si sono rivolti i vari da Polon Palomino, Muraschini, anche l'ex giocatore di Milano che adesso a Cantù, adesso mi sfugge il nome, tutti i casi di trofeo d'Ermini col Crosteball, perché se nessuno te lo dice, adesso magari c'è un'informazione diversa, è ovvio che caschi in un episodio del genere, una disattenzione. Ma ancora più grave, e questo mi devo dirlo, non è possibile che nel 2024 un massaggiatore o un preparatore non sappiano che il trofeo d'Ermin contiene Crosteball. Questa è cosa grave. Ma è successo 20 anni fa, è successo esattamente nel 99, nel 98. E quindi ci poteva essere un po' di ignoranza, anche se la catena di passaggio era evidente, c'era la ricetta, oltretutto nel mio caso la ricetta del medico della nazionale che la dà al magazziniere, che la dà al direttore sportivo, cioè che poi fu il povero Pierfrancesco Betti andare in farmacia a prenderla. Ma sostanzialmente ecco, quello che sta succedendo poi a Sinner, perché l'accusa a Sinner non è quella del diciamo di avere preso il prodotto, perché la buona fede è approvata, la stessa VADA l'ha riconosciuta. Il tema dell'accusa è: un giocatore di quel livello non può non sapere quali sono i prodotti che gli vengono somministrati dai suoi... Ma non è medico. Ma lui non c'entra nulla. Lui non c'entra nulla, perché è stato il suo massaggiatore a usare il farmaco con cui ha massaggiato le gambe di Sinner. Ritorno a quello che ho detto prima. La cosa grave è che non può un massaggiatore, purtroppo bisogna dirlo, un massaggiatore o un preparatore usare quella sostanza e fare un massaggio senza guanti nel 2024. Questo anche perché io credo, e non voglio dire, cioè il massaggiatore è un ragazzo di Bologna che ha fatto anche la Virtus Bologna, sì, quindi sì, sì. Giacomo Nardi. Cioè, sì, mi dispiace tantissimo, però cioè, Muraschini è successo 2 anni fa, per dire, sono cose che si sanno, questo, nel nostro mondo si sa. Già. Guarda, vorrei parlare di Fortitudo. A proposito di insulti, tu ne prendevi, vabbè, per sicurezza sia della Virtus che della Fortitudo, poi la Virtus ti ha preso e dopo il problema si è risolto, però di cori ne hai presi tanti, ma al di là di questo la vivevi col sorriso da guascone e facendo comunque sempre 30, che fa la differenza. Come la vedi sta Fortitudo?
Beh, la Fortitudo è ancora una volta, insomma, l'anno scorso ho avuto modo di parlare con Attilio Caia, ci ricordiamo com'è andata gara 4, insomma, com'è andata il come sono andate le finali contro Trapani. Se non avesse perso a Radori non so come sarebbe finita, però è andata così. La Fortitudo è sempre una squadra molto competitiva, il campionato di Lega 2 è un campionato bellissimo come quello di Binazionale, che io seguo con molto interesse, e come al solito verrà deciso nel girone di ritorno. Adesso vedo che Rimini sta andando molto bene. Ci sono squadre che stanno andando malissimo, come Pesaro e Brindisi, per esempio. Torino non sfonda, eppure se mi chiedevano anche voi che fate questo lavoro, quali sono le favorite? Anche voi avreste detto Pesaro, Brindisi, Torino, Forlì, Udine. Il campionato è bellissimo, molto lungo, ci sono queste squadre che stanno male, ma io credo che ci sarà possibilità per tutti di ricominciare, quindi bisogna aspettare. La Fortitudo è una di quelle che combattono per la promozione. Per me la Fortitudo è la favorita per andare in A1. Adesso prende un giocatore come Menalo, ha due americani, Gabriel che sta crescendo, che è un giocatore da uno, un pubblico clamoroso. Io dico, e te lo dico da virtusino, ti premetto, quindi però alla fine dei giochi per me la Fortitudo è la più seria candidata alla promozione. Vediamo se mi sbaglio. Più addirittura magari di Udine, più addirittura magari di sì. Fattore campo, sì, però tu se mi insegni che il creatore campo è positivo per i primi 5-6 minuti quando entri in campo, quando la palla diventa pesante, l'aspettativa del pubblico, a me l'ho vissuto su quanto sia pesante per i giocatori che hanno il pubblico a favore e hanno l'aspettativa di vincere, quanto sia a volte pesante quell'apporto, che è fantastico per l'emotività dei primi 5-6 minuti che sembra di volare. Dopodiché, in base a come va la partita, quell'entusiasmo, quel pubblico che ti spinge può essere un masso pesante sulla schiena, capito? E ma d'altra perché parte... tu quel pubblico lo raffreddavi, perché... andavi in trasferta, tutti erano carichi, tu gli facevi 30 punti in faccia e allora i tifosi di casa si spegnevano, era la tua forza. No, ma io mi ricordo, no, nelle partite, mi capitava nei playoff, succedeva che quando la chiamata in campo nel pubblico avverso, i giocatori di casa saltavano, si davano 5 di petto, no, con grande veemenza, no? E io con i miei compagni ho detto tranquilli, i primi 5 minuti possono essere solo avanti 10-12 punti, la partita è dopo, quando comincia il secondo quarto, quando la palla comincia a scottare e diventare pesante, quando l'ultimo quarto i giocatori non vogliono più la palla, e sono pochi quelli che vogliono la palla, e la palla la vogliono gli esterni, e i giocatori sono gli esterni che decidono il gioco. E poi quella meraviglia degli ultimi 5 minuti del quarto quarto, quando leggi la paura negli occhi del tuo avversario, non importa se sei in casa o sei fuori, anzi è meglio giocare fuori casa, e quindi senti fischi, ma entri in un mondo magnifico, no? Dove tu vedi gli altri che vanno al rallentatore, vedi gli occhi impauriti e tu dici, e vivi come dire su una nuvola, e sai già che sarai tu a fare quel tiro, capito? Questo è questa la differenza, cioè la differenza è il giocatore che gioca quel momento, e il pubblico è secondario. Guarda, abbiamo un altro messaggio qua da Mauri, da Riccione, che dice: Milano batte la Virtus e poi prende un trentello a Trento in presenza di Messina. Secondo voi i giocatori non vogliono più il coach Ettore Messina? Secondo me i giocatori sì, hanno difficoltà, cioè, hanno talmente tanto rispetto che sconfina nella paura dell'allenatore. E non giocano sereni, cioè la personalità e il background di Ettore Messina, vincente da tutte le parti, con questa sua personalità trabordante, può essere un peso molto, molto forte per i giocatori. Quello sì. Una sola curiosità: come sarebbe a panchine invertite? Poi lascio la palla a Max. Se Messina allenasse la Virtus e banchi Milano, cambio di allenatori, come la vedresti? Stesso rendimento, certo. O no? No, sarebbe migliore per entrambe, forse. Immaginavo. Credo sarebbe migliore per entrambe. È bella domanda questo. È realizzabile. Però detto così, pensandoci, credo che migliorerebbe il rendimento di entrambe. In una scala da 0 a 100, Mario, quante possibilità dai tanto a Milano quanto a Bologna di entrare nelle prime 10? E se in Italia...
c'è qualcuno secondo te che si può inserire, che può, potrebbe giocare la finale scudetto, che non siano, che non sia Milano-Bologna? Allora, la Virtus nessuna possibilità di entrare nelle prime 10. Bologna, Milano qualcuno in più, ma la vedo dura. Per chi vince lo scudetto credo che sia Trapani la più rognosa da battere, e Tortona potrebbe essere un'altra squadra che potrebbe dar fastidio. Tu, a proposito di Trapani, hai conosciuto il presidente Antonini, dacci un'opinione. È un visionario, adesso io collaboro con Telesud, che lui ha comprato, per fare una trasmissione venerdì sera, fare quello che stiamo facendo noi adesso, no? Domande, ospiti, eccetera, eccetera. Ma tu pensa che l'anno scorso io ho avuto modo di parlarvi, e lui aveva organizzato la festa della promozione del calcio e del basket prima di vincere il campionato di basket. E quindi ho detto, presidente, sei veramente il numero uno, perché in un mondo... come quello del basket, dove nessuno, cioè un mare piatto, no? Dove nessuno dice mai cose conto corrente o fa cose conto corrente per le scaramenzie, noi siamo vittime un po' di questo. Fare la festa prima ancora di vice campione è qualcosa di straordinario, e quindi ci voleva un personaggio che smuovesse un po' le acque come Valerio Antonini, perché poi i soldi li mette veramente, ha fatto una squadra di calcio importante, ha fatto la promozione in Serie C e nel basket ha fatto la promozione in A1 e ha allestito una squadra molto molto competitiva, quindi evviva personaggi come lui che ravvivano un po' il quello che è il mare del basket, così come anche io credo che andando avanti il Tortona di Gavio diventerà sempre più una squadra come dire protagonista del campionato italiano. Jack, fai tu l'ultima domanda al caro Mario Boni e lancia la pubblicità tu, che siamo in chiusura. Beh, è velocissima. Ieri, dopo più di 150 giorni di assenza, è tornato Pietro Radori, un bomber dalla mano fatata. Tu ne sai qualcosa, gli fai un buon in bocca al lupo e mi dici cosa darà la Fortitudo Pietro. Certo, io poi amo quel giocatore, un talento sconfinato come Pietrone Radori, è un giocatore determinante, lo abbiamo visto l'anno scorso nel bene e poi quando è mancato, quindi un in bocca al lupo, e sarà ancora una grande stagione per Pietro Radori, per la Fortitudo, sono convinto. Allora, adesso io ringrazio Mario, la Nazionale ha perso un grande giocatore perché era da convocare tutta la vita. Benissimo Telesud, io di Antonini ne vorrei 100, perché gente che investe nello sport come lui tutta la vita, e aggiungo, è impensabile che un personaggio della qualità di Mario non sia un opinionista di primo piano, che sia Sky, che sia DAZN, perché veramente dice le cose come vanno dette, in un italiano perfetto, e poi signori, faceva sempre canestro. Faceva sempre maniere. Grazie a voi, un piacere, alla prossima. Ciao Mario. Alla prossima, ciao Mario. Alla prossima pubblicità. Ciao ragazzi, pubblicità. Ciao, grazie ancora. Eventi, serate musicali e feste. Dixtreet 611, il distretto della musica, marchio storico di Bologna, portavoce della house music, la miglior location, i party più esclusivi. Discovery, studio investigativo a Bologna. Investigazioni in ambito privato e aziendale. Indagini commerciali, sicurezza. Discovery, studio investigativo. Provare per credere, provare per scoprire. Try to believe, try to discover.
la cura dei tuoi capelli, affidati a Massimo Riccardi Parrucchieri, un vero mago della chioma, maestro non solo nell'acconciarla, ma anche nel migliorarla con i trattamenti più all'avanguardia. Massimo Riccardi Parrucchieri a Bologna, in via Urbana 12/A. Eccoci rientrati. Allora Jack, com'è stato il grande Super Mario? Beh, intanto hai fatto un bel colpo, perché voglio dire, fino a prova contraria, gli ospiti li coinvolgi tu e noi li intervistiamo insieme a te, e riesci sempre a pescare delle chicche. Hai portato un fuoriclasse della pallacanestro e secondo me anche un fuoriclasse della comunicazione. Avremmo voluto parlare per delle ore, ma soprattutto ha detto delle cose non banali. Questo è il concetto di fondo, non ci ha girato attorno, e la televisione, per quanto mi riguarda, va fatta così. Questa è l'unica considerazione. E mi dicevi in pubblicità che sono arrivati un'infinità di messaggi di complimenti a Mario. Sì, tantissimi. Allora, velocissimo, perché siamo in chiusura, però è arrivata l'ufficialità, ora c'è l'ufficialità dell'arrivo di Nico Mannion, che ha firmato per Milano, c'è già pubblicato sulla pagina dell'Olimpia Milano, e c'è anche sull'Instagram di Euroleague. Quindi di fatto il giocatore Mannion è un giocatore in tutto e per tutto a disposizione di Ettore Messina, andare a rimpolpare il settore play. Ma la domanda vera, aveva proprio bisogno di un play o aveva bisogno non di Mannion, di un 3 per rimpiazzare temporaneamente Shields? Cosa dici, Jack? Ma allora, intanto io credo che Milano abbia un grossissimo problema con il play. Dimitrievic è un giocatore che a me piace poco, poi mi piace poco in maglia a Milano, Attenzione, perché poi magari maglia Milano con un altro allenatore va meglio, con un'altra maglia con un altro allenatore va meglio. Non è che non è bravo a giocare a pallacanestro. Di sicuro a Milano mi sta piacendo pochissimo, e l'ho visto anche con la Virtus, non mi ha fatto vedere niente di particolare. Il tema di Shields, si tratta di vedere ovviamente quando il giocatore rientra, non c'entra niente. Uno è una guardia ala, l'altro è un play puro, quindi non, o un play guardia se volete, o una guardia bassa. Quindi non è che noi ragioniamo su Mannion nell'ottica di sostituire Shields. Io credo che Dimitrievic abbia bisogno di un grande aiuto, oppure di un altro giocatore al posto suo, che è un'altra ipotesi. Tu cosa dici, Max? Io dico che, l'ho detto prima, di Milano aveva bisogno di un play, perché Dimitrievic, che doveva tenere la cabina di regia, doveva essere il titolare, di fatto non ha combinato, ha fatto vedere veramente poco, e soprattutto è un giocatore che secondo me, rispetto a quello per esempio che avevo visto in Supercoppa, è un giocatore è un giocatore involuto, cioè sta peggiorando di partita in partita. Credo che non abbia rapporti neppure troppo positivi con i compagni. L'ho visto da alcuni sguardi che ci sono stati nella partita con la Virtus. Non è uno che sta a ascoltare molto i veterani, e quindi credo che Messina abbia voluto anche cercare di andare a riparare in qualche modo sul mercato, per cercare il primo nome disponibile, per cercare di mettere una falla nel ruolo. Ma qua c'è un altro messaggio a riguardo, che dice: Messina si lamenta del roster corto, veramente non ci sono parole, gli hanno preso anche Mannion, chissà chi chiederà ancora. Cosa dici? Ma guarda, la differenza è quella lì, ragazzi. Quando Messina chiede a un presidente, un giocatore, un direttore sportivo, o un amministratore delegato, un giocatore, glielo prendono, a parte che il presidente è lui, ma per dire, quando chiede a chi di competenza, a chi deve pagare un giocatore, glielo prendono. Quando Banchi chiede qualcuno a Baraldi o a Gherardi o a Zanetti, gli dicono che bella squadra, va bene così, tutti felici, ringraziano i tifosi che hanno dato una squadra veramente molto competitiva, che nel dubbio ne ha vinto una in Eurolega. Però voglio dire, io se fossi in Banchi sarei contento di prendere Bonifico, che arriva ogni mese, allenare una squadra che può giocare per vincere lo scudetto, allenare una squadra di Eurolega che magari non fa il play-in, ma ce ne sono comunque, ricordiamocelo, diverse di squadre che non fanno il play-in, perché dalla 12ª alla 18ª non si fa. Quindi al limite sei in compagnia, sarei contento di quello che ho, qualche volta invidierei Messina perché gli danno qualcosa che a me non danno, questo è un dato di fatto. Messina che si lamenta,
fa sorridere, ma Messina è sempre stato un po' un sadice piangente, ok? Però è un sadice piangente che è un albero sotto al quale ci si ripara molto volentieri. Diciamo che deve stare attento a non diventare una quercia secolare, che sì, è sempre lì, però alla fine abbiamo bisogno forse di un altro albero, un albero che porta a dei successi in Eurolega che da troppo tempo non arriva. Hai 30 secondi per chiudere la puntata, Jack. Solo per dirvi che è stata una puntata bellissima con una stella della pallacanestro italiana, un eccezionale comunicatore. E adesso la Virtus si prepara un mese di Eurolega col Maccabi. Non vi voglio dire che è un crocevia, se si perde forse è una pietra tombale, se si vince si fanno altri discorsi, ma ci siamo abituati spesso a fare tanti discorsi da una volta all'altra. Speriamo di poterne fare veramente dei nuovi. Grazie a tutti per averci seguito, la perfetta conduzione di Luigi Balduini, le opinioni e le interviste di Max Cocchi, tutti i tecnici della regia e voi che ci avete seguito. A lunedì prossimo.